Come vi sa questo look comunque? Questo è un rito di purificazione. Siamo con Mangaka nel gym. Con Andrea Secco. Qual è la tua canzone preferita mia? Flower. Ditemi quale orecchio preferite. C'è anche Seichi. Poi l'elemento patatonza. Guarda che comico sa disegnare. Oh, questo io so disegnare. Ma come? Sa che Mangaka sei? Vedete, Angela Vianello invece l'avrebbe portata sicuramente. Mangaka 96 mangia l'okonomiyaki dopo averla vista in Ramma. Come usi te il pennello? Siete pronti? Banza! Siamo con Mangaka nel mio negozio di Harajuku preferito. C'è anche Seichi. Io inquadro la sua orecchia. Ah, no, magari non l'ho pulita bene. No, l'hai pulita benissimo, mamma mia. Si vede che il Giappone è l'aria del Giappone. Ah, vedi, io perché ho fatto il bagnetto. Ah, quindi. Sì? Guarda che facciamo la cover, Minna di Shashintoru. Poi prendo il frame per fare la cover. Dovete sapere che questa è l'ha usata Jessie J in un music video degli anni 80 e l'ha rifatta Supreme. Copista. Copy? E l'ha praticamente copiata la Supreme. Come vi sa questo look comunque? Grazie a loro ho conosciuto Kanye West. Attenzione. Che c'è stato? Non cosa. Forse c'è la foto, non lo so. Anche la sorella della Ferragni comunque si è messa una di queste giacche. Anche la Ferragni direttamente. Sì, è vero, è lei? Cuoricino, vedi? Comunque un sacco di gente è venuta qua adesso anch'io. Sì. Dov'è la tua foto? Non c'è neanche la mia di foto, l'hanno tolta. Non c'è la mia foto. Ci deve essere da qualche parte. Bene. Allora, a pagare, tu quanto pagherai sta roba? Io ho preso una, due, tre, non lo so. Ah. Magari mi fanno uno sconto. Sconto simpatia. Sconto simpatia. Ciao! Salutiamo il nostro amico qua, dobbiamo lasciare. Sì, perché la gente okay. Passa. Salutiamo Seichi. Ci ha accolto con tanto amore. Ti ha anche fatto un regalo. Sì, sono gentilissimo. Ciao. È arrivata Kumiko. Vai, andiamo. Ciao, sayonara. Io intanto sto scaricando il video che mi ha già fatto Yari. Però mi sa che non riesco a scaricarlo, vabbè. È la ripresa del primo incontro di Kumiko con Mangaka 96. Quale emozione. Sì, dai. Dov'è Kumiko? Ciao. Kumiko, oh, su questo ga. Sagaru. Ok, andiamo. Shinchan. Ah, ok. Non le coglie impreparate? Sì. Ma sai anche chi è Sasae-san? Mi hai colto impreparato. E sai chi è Cibi Marco? Marco Togni Cibi. No, cartone più famoso in Giappone, Sasae-san. In questo video puoi chiamarlo tipo pubblicità occulta. Fai orifizi di mangaka. Prima orifizi. Nel naso e nell'orecchio. Orifizi di mangaka, vabbè. Ok, vi porto a far vedere un altro negozio bellissimo che è Gintoki. Konnichiwa. A te ti piace One Piece per caso, che non ricordo. Sì. Guarda, che cosa c'è. Beh, io questo qua non ve lo faccio vedere perché ve lo faccio vedere con Sasori questo negozio. Ma siccome Mangaka è un esperto di manga, a parte Sasae-san che abbiamo già visto che non la conosce. Vai. Queste qua sono tipo delle pancake spessissime che tipo traballano tutte. Ma sono famosissime, eh. Kumiko ha detto che si può fare le riprese, quindi le facciamo. Ci abbiamo il consenso di una giapponese. Siamo nel Jinja di Hanazono. Quindi siamo in un santuario shintoista. I santuari li riconoscete perché ci sono i tori, che sono quelle specie di... A me sembrano delle A. Sai che non bisogna mai passare in mezzo. Bisogna sempre passare un po' di lato. Io passo... Tutto in mezzo sono passato praticamente. Questa praticamente sarebbe la porta per degli dei. Quindi bisogna stare un po' qua. Quindi passare. Siamo defilati, ok. Sì, e invece nei templi buddisti quando c'è l'entrata non dovete mai mettere il piede sul gradino più alto. Tutte cose che nessuno mi ha mai detto. Guardate quanto è bello. Qua bisogna lavarsi le mani. Adesso qua il nostro mangaka. Guarda che si pulisce le mani. Questo è un rito di purificazione. E poi una volta che l'ho usato faccio così per pulirlo. Sì, lo rimetti dentro. Dipende da santuario a santuario. Ah, ok, anche questo cambia. Lo metto dentro e chiudo. Per la corda come funziona? Anche là dipende da santuario a santuario. Ciao. Ciao. Ci vede solo la testa però di Kumiko lì. Ehi. Vedi però che migliora il video. Qual è la tua canzone preferita mia? Flower.
Laura, la tua preferita? In assoluto, perché mi suscita sempre delle emozioni. Ok, lui l'ha ascoltata, non è ancora uscita, ma uscirà il 5 maggio, lui l'ha già comprata. L'ho ascoltata in anteprima perché sono il suo più grande cliente e grande fan. Esatto. Che bello. Allora, siamo qua con il gym. Vedo che sono bello. Il gym. Tra l'altro il gym lo conosco da prima di Mangaka, perché c'è anche lui un canale di anime e manga più o meno, no? Per lo più. Grazie, sì. E adesso è Companion Tour. Finalmente l'ho conosciuto di persona, che sì, diciamo ormai da... Da mesi. Bide. Allora, e siamo anche con Andrea Secco e Mangaka. E poi l'elemento patatonza, direi che non poteva mancare. Ciao! C'è magari un po' di sabbia sul mio riso. Anche sul tuo? Sì. Vedi che ha messo un po' di sabbia sul tuo riso. Perché c'è la sabbia? Perché la cucina è un po' sporca, vedi? Vabbè, sì. Oh! Oh, mio Dio, che notate! Ci sono un sacco di momenti così nei miei video. Buon appetito! Guardate anche le orecchie di Andrea Secco. Mettetela a confronto con quelle di Mangaka di prima. Ditemi quale orecchio preferite. Il gym, si mangia il gelato. Che cos'è? La patata viola? Siamo come? Oshi? Com'è? Buono? Dai, ci sono due camere. Buono. Eccoci qui, siamo al Sekaido, dove si comprano tutte cose per disegni. Sapete, io come disegno bene. Tra l'altro vi volevo dire che Mangaka ha detto che mi farà gratis la cover del mio nuovo singolo. Grazie mille. Guardate com'è a suo agio Andrea Secco. È come se fosse nato a Sekaido. Che palle sto negozio. Mamma mia, ma cosa devo fare? Hai esternato quello che stavo pensando. Ok. Allora, guardate che è un'emozione unica. Questa è veramente un'esperienza, veramente non saprei come descriverla. Sto per andare al Sekaido, che è la patria di tutti i disegnatori, proprio con un disegnatore di quelli giusti, quasi come Angela Vianello. E adesso andiamo a vedere questo negozio, che sarà un'esperienza indimenticabile. Guardate che meraviglia, guardate che bello questo negozio. Ci sono delle matite, ci sono delle matite colorate. E la Madonna, che matite! Guarda che belle, bellissime, bellissimo, veramente bellissimo. Guardate poi che bello, i pennarelli. Questo è un portapennino. Ah, se ne prendete due potete anche usarle come chopstick. Ma guarda che belli poi tutti questi pezzi di carta. Wow, 300 yen. Non riesco a contenere l'emozione. Oh, queste sono le pen dei mangaka. Mangaka kakeru? Kumiko? Ah, guarda che Kumiko sa disegnare. C'hai dietro carta e penna? Carta e penna non me la porto dietro. Ma come? Sa che mangaka sei? Vedete, Angela Vianello invece l'avrebbe portata sicuramente. Guarda che bella. Mangaka kaite kureru? Kumiko? Manga? Sì. Edei? Mangaka kaite? Mangaka? Kare. Kare kaite. Ah già, seba kaite. Seba to mangaka to Andrea kaite. Sì, un altro. E la Gioconda, no? Kore seba? Wakannai. Cioè, non sa chi è. Sta disegnando a caso. Verrà chi verrà. Kouyu e shika kakenai. Non è seba perché c'ha gli occhi. No, non è seba perché c'ha gli occhi. Voglio disegnare una cosa anch'io. Dai, tienimi la telecamera e faccio anche un disegno. Oh, questo io so disegnare. Attenzione ragazzi, perché è velocità naturale, non è velocizzato il video. Lui che ha uno scheggio a fare questi micetti. Beh, ma sono bellini, no, i miei micetti? O no, non ti piacciono? 2 secondi a micetto e 1000 euro su eBay. Guarda che secondo me potrei iniziare a venderli. Poi so anche disegnare me. Troppi occhi per essere Sebastiano. Ma questa è la mia versione in casa. Ah. Che bellino. Disegno te, scusa. Mangaka, allora, vabbè. Vai. Poi se non ti disegno bene ti disiscrivi al mio canale. Questo qua è Nitro Cortex. Com'è? Questo non sei tu, questo è Nitro Cortex di Crash Bandicoot. No, non disegno male comunque, dai. Vabbè, Kumiko si stava annoiando, quindi noi andiamo a prenderci il caffè e lasciamo Mangaka a vedere questo paradiso per i disegnatori di manga, che io vorrei molto essere. Guardate, anche Andrea Secco se ne sta andando, anche noi ce ne andiamo. E lasciamo Mangaka qui a divertirsi. Se volete andarvi a vedere il video di questo tour, andate nel suo canale. Se vi interessa invece la parte prima, rimanete sul mio. Ciao. Oh mio Dio, siamo usciti per fortuna. No, a me piacciono comunque queste cose. Cioè, comunque questo è veramente interessante. Se vi piace disegnare vi consiglio di venire qua, perché ha detto Mangaka che costa molto meno. Si chiama Sekaido. Rispetto all'Italia mi ha detto che costa meno. Tipo i fogli qua costano 3 euro, in Italia ha detto che sono 10 euro, quelli con retino. Quindi se lo dice Mangaka ci fidiamo. Comunque vabbè, noi usciamo. Bene, ciao. Bye bye. Bye bye. Intanto ci siamo spostati a mangiare una donut mentre aspettiamo Mangaka che finisca di fare shopping. Che bello lo Utsubo! Sapete che è il mio pesce preferito insieme al Chin Anago. Canzone! Chin Anago! Chin Anago!
canzone. Andiamo con Mangaka a mangiare l'okonomiyaki. Ecco che è arrivata l'okonomiyaki, questa dobbiamo cucinarcela noi. Sei emozionato? Moltissimo. Il Kumiko ha fatto tanti video di cucina, ce la farà. Guardate quanto è brava la nostra Kumiko a cucinare. Ma sapete che io e Kumiko cuciniamo spessissimo, quindi abbiamo fatto i takoyaki l'altro giorno. Deve diventare di 3 cm, dice. Non ce la fa a forma di cuoricino la nostra Kumiko? Guardate che bello, mi ha fatto un cuore. Metà per me, metà per Mangaka. Mescolate con cura e amore. Secondo te, Mangaka, secondo te riuscirò a partecipare a Masterchef? A me vince. Sì? Sicuro che vince. Anche secondo me, ma hai visto i miei video di cupe? Lo dico sempre che voglio partecipare a Masterchef. Ecco, adesso con grazia ed eleganza, che sono due delle caratteristiche che mi contraddistinguono, vado, eh? Io la faccio a forma di Mangaka 96. Quindi un'ellisse praticamente. No, vabbè, tonda, io la faccio plastica, dai. Okay. Allora, siete pronti? La faccio una figuraccia. Ma questa è difficile da girare. Sì, no? Banzai! Banzai! È venuta bene. Bello. Ci sono riuscito. Che così all'esterno è bella croccante e all'interno è bella morbida. Fuori croccantissimi, dentro morbidissimi. Dopo dobbiamo mettere la gru. E adesso ci mettiamo su anche il cazzo. Sai che cos'è il cazzo? Il cazzo. Questo sarebbe le scaglie di qualche pesce. Ed è, mio Dio, sto facendo un cesso. Sarebbe sì, le scaglie del pesce cazzo. Poverino. Sì, ma l'hai ucciso. Ho ucciso un cazzo. Prima volta che il nostro Mangaka 96 mangia l'okonomiyaki dopo averla vista in Ranma. In 1,5 milioni di anime. E anche in un altro 1,5 milioni di anime. Ecco il pezzo di okonomiyaki per Kumiko. Prenditi quello grande, dai. Io prendo questo qua che è più piccolo. Prenditi quello grande. Buon appetito, l'okonomiyaki. Sei emozionato? Molto. Non vedo di assaggiarlo. Vabbè, andiamo a assaggiare. Itadakimasu. Così? Comunque dovete sapere che Mangaka 96 è l'uomo ufficiale di Yu-Gi-Oh! Italia! Devo spennellarlo tutto? Sì. Come sai fare tu? Troppo? Ma non ti illudere, senza una lacrima. Questo è difficile da spennellare, viene via. Mettine di più. Come usi te il pennello? Va bene. Adesso puoi mettiti la maionese sui tuoi. Tu quale mangi? Questi due, prenditene due, dai. Adesso mettiamo questa. Ed ecco qua la nostra okonomiyaki. Che l'è bella che è fatta. Perfetta. Guardate, perfetta. Sarà buonissima. Pronto? Prontissimo, andiamo. Manca il cazzo. Ma dai, la facciamo senza cazzo questa. Senza cazzo. Questa è senza cazzo. Vabbè. Comunque noi ci gustiamo questa buonissima okonomiyaki. Vi facciamo un saluto da Mangaka 96 e Kumiko. Da Mangaka 96 e Kumiko. E ci vediamo un altro video alle 2.